Ecco che stiamo facendo l'imbottigliamento di questo Zabbic, di questo vino bianco. Abbiamo il carico delle bottiglie, seguito nella prima stazione dalla sciacquatrice. Praticamente uno spruzzo d'acqua toglie le impurità alla bottiglia all'interno, le lava. A quel punto, dopo la sciacquatrice, andiamo avanti e c'è il deariatore, una stazione che crea il vuoto nella bottiglia e satura la bottiglia vuota di azoto. Subito dopo la bottiglia entra nella riempitrice, così il vino che cade nella bottiglia trova un'atmosfera protettiva, appunto a base di azoto. La bottiglia esce piena dalla riempitrice e prima di arrivare al tappatore incontra il iniettore. Questo strumento, con l'ausilio dell'azoto, crea il livello giusto nella bottiglia di vino. Ultimo step, mettiamo il tappo e contemporaneamente alla discesa del tappo applichiamo il vuoto, sicché imbottigliamo praticamente sotto vuoto. Ecco che le bottiglie tappate escono dall'imbottigliatrice e tramite il nastro trasportatore entrano nell'etichettatrice, dove applichiamo prima le capsule, in questo caso sono termoretraibili, e a seguire, proprio nella stazione di etichettatura, stiamo mettendo sia il fronte che il retro. A questo punto la fase finale è proprio l'inscatolamento. Ci sono gli operatori che mettono le bottiglie nelle scatole e le chiudono, costruiscono il bancale e le portano in deposito.